disponibile. Il problema dell'energia esiste, l'abbiamo più volte circostanziato ed evidenziato. Il territorio offre grandi possibilità in termini di soluzioni a questo problema. Per noi, come ci ha ribadito più volte, da questo dipende il futuro e la stabilità dell'occupazione, della nostra azienda, e quindi faremo di tutto affinché queste differenze, perché parliamo del problema delle differenze con i competitor europei, non solo dei livelli alti del prezzo di energia, ma del fatto che paghiamo l'energia molto di più dei nostri competitor, faremo di tutto affinché queste differenze nel breve si appianino e noi possiamo competere con gli altri ad armi pari e quindi guadagnarci la posizione di leadership sul mercato con la nostra capacità, senza zavorre, senza penalizzazioni. In che misura è in discussione il piano industriale e occupazionale relativamente al tema dell'energia? L'obiettivo della proprietà attraverso il piano industriale è quello di rilanciare l'azienda e di renderla leader del mercato europeo. Rimangono invariati gli obiettivi, rimane invariata la volontà e la forza con cui portiamo avanti il nostro piano di rilancio. Abbiamo già messo a terra investimenti per 220 milioni e lanciati per un totale di 350 milioni, quindi proseguiamo per la strada tracciata, ma è ovvio che se permangono queste differenze, tutto quello che stiamo facendo rischia di essere vanificato. Dopo la vostra audizione alla Camera, il ministro Urso ha parlato di fronte ai commissari di Montecitorio e ha annunciato che al tavolo porterà una proposta. Che tipo di soluzione vi aspettate? Lo vedremo all'incontro di mercoledì. Sarà decisivo l'incontro? Immagino sì, immagino e spero di sì, quindi contiamo di essere veramente alla fase conclusiva. E la firma qui? Non addirittura la firma, insomma. Speriamo di avere delle condizioni per poter nel giro di poco arrivare alla firma dell'accordo di programma. Entro il mese. E non diamo date, non diamo. Vediamo. Abbiamo un incontro programmato nei prossimi giorni, dobbiamo avere la pazienza di aspettare e vedere le proposte sul tavolo, e, no, con la fiducia di essere veramente alle fasi conclusive.